Carissime colleghe, carissimi colleghi, a nome mio, del vicepresidente Bellomo, del segretario D'Alfino, del tesoriere De Liddo, di tutte le consigliere e di tutti i consiglieri, abbiamo pensato di porgervi un augurio di Buon Natale anche per l'approssimarsi della fine del mandato di questo Consiglio. Vuole essere un augurio di pace e di serenità per in occasione delle prossime festività a voi, alle vostre famiglie e a tutti i vostri cari. Abbiamo pensato che volevamo anche porgervi un augurio di buon meritato riposo nei confronti di una professione che occupa tutto il nostro tempo e le nostre energie, e quindi un buon meritato riposo che possa essere circondato dal tepore degli affetti familiari e nella consapevolezza della importanza del nostro lavoro e della nostra professione sia nella società e sia rispetto al fine ultimo, che è quello della tutela dei diritti. Momento in cui vogliamo augurare che ci sia una pacificazione del foro Barese Tutto e una riflessione rispetto al prossimo momento anche elettorale, al prossimo appuntamento elettorale che vedrà il foro di Bari assolutamente protagonista nei prossimi mesi. Augurarvi alla fine di tenere sempre alta la bandiera della nostra professione di cultori dei diritti, di tutori dei diritti, di sentinelle della giustizia nell'unità di intenti sempre dell'avvocatura, che è quella che come istituzione ci preme di più, lungo la via maestra dell'etica e della deontologia che rappresentano il nostro pane quotidiano nella attività appunto professionale e nel ruolo di nostri fondamentali e insopprimibili compartecipi della giurisdizione. Bari è la città di San Nicola ed è anche quindi la città di Babbo Natale, è una città di accoglienza e come la nostra città che appunto è come San Nicola che accoglie, anche le avvocate e gli avvocati baresi accolgono le istanze dei cittadini e il Consiglio dell'Ordine delle Avvocate e degli Avvocati di Bari accoglie le istanze dei propri iscritti. Con questo vogliamo porgervi quindi un ottimo augurio di serene festività, di Buon Natale e fine d'anno.